Ultima amichevole del ritiro estivo di Mazen di Giovo per il Padova, che affronta la formazione del Salorno, squadra di eccellenza trentina. È una partita molto importante perché è l'ultima prima dell'esordio ufficiale in Coppa Italia di domenica prossima a Lugano contro il Rende, e così mister Bisoli deve provare quella che sarà la squadra che esordirà davanti al proprio pubblico domenica. Rispetto alla prima uscita, il tecnico cambia qualcosa, soprattutto a livello di modulo, visto che lancia un inedito 4-3-2-1, un tridente molto leggero dove i due trequartisti sono Candido e Pulzetti, che agiscono alle spalle dell'unica punta Marcandella, ed è una formula che sembra assolutamente funzionare, visto che soprattutto nel primo tempo il Padova diverte da spettacolo, con Candido autore addirittura di 4 gol, a segno anche Marcandella in questo ruolo per lui nuovo di centravanti. Nella ripresa poi non c'è la solita girandola di cambi, il tecnico a molti titolari fa giocare più di un'ora, vuole proprio aumentare il minutaggio in vista dell'esordio in Coppa Italia. Così, se il primo tempo si era concluso per 5-0, nella ripresa arrivano anche i gol di Mazzocco e Cisco ad arrotondare il punteggio per il 7-0 finale. Nel dopopartita Bisoli si mostra molto soddisfatto, e così la formazione per l'esordio in Coppa Italia sembra ormai fatta.